lasciato carousel talvolta questo atteggiamento di delega, di affidamento della ricerca del pensiero considerato più giusto era riservato dai comunisti, su questioni settoriali, agli intellettuali, Rossi ed esperti. Ma Stefano Rodotà, nato a Cosenza, morto ieri 84enne, padre di Maria Laura, confinava con quel mondo senza rientrare in quel genere di intellettuali. E riuscito a essere di sinistra, anche molto di sinistra, a senza che la sua personalità pubblica avesse una connotazione rossa. Aveva avuto trascorsi radicali, e stato espressione di una lazita liberal democratica intrecciata con elementi di socialismo. Ed è stato forse questo impasto a frenarlo dal rientrare nel classico rigore, e in una certa rigidità della tradizione comunista. Già resta in grado di trattare di diritto penale quanto di diritto costituzionale, garantista ai tempi della legge antiterrorismo, risoluto fino al puntiglio nel sostenere la propria tesi politici allo stesso tempo riso morbido da un inserire una voce tutt'altro che aggressivi, Rodotà, da esterno, contribuì a proporre Bottega Sciura una teoria dello stato della quale il partito aveva bisogno. Nel suo caso, una teoria imperniata sulla libertà. Nato rivoluzionario, consolidatasi poi nell'edificazione della Repubblica Costituzionale, il PCI della fascia di dirigenti trenta quarantenni legati ad Oshale e Cheto Avertiva nella seconda metà degli anni 80 and Bassano di aggiornare il rapporto con la istituzione impostato da Palmiro Togliatti. Quello lo si sarebbe potuto riassumere in rispetto verso liturgia dell'amministrazione dello Stato e in sostanziale capacità di influenza sui suoi meccanismi anche stando all'opposizione. Aceto si sporgeva a prendere la distanza dal cosiddetto consociativismo, che permetteva al partito di essere artefice di decisioni comuni con la democrazia cristiana. Rodotà, calcando l'accento sulla libertà di scelta dei cittadini, forniva dall'esterno qualcosa di parallelo e diverso da quello che, dentro al partito, avevano moderato du capisciuola contrapposti, il patriarca della sinistra comunista. Pietro Ingrao, proiettato nella vocazione di una democrazia diffusa e di massa, e il riformista Giorgio Napolitano, attento a spingere Bottega Sciura verso orizzonti europei social-democratici superando la tradizione comunista. Intellettuale prestato alla politica per modo di dire, fu nel 1994 che usci dalla camera per tornare a tempo pieno allo studio, il professor di diritto civile aveva una funzione di mente giuridica in cala rit senza stemma e senza iniche era il cosiddetto partito di Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica del Quel Rodotà era collaboratore con la Mogliacarla. Aceto nel 1989 lo vol ministro della giustizia e dei diritti dei cittadini nel governo ombra messo in piedi per dare al PCI un area più britannica prima di trasformarlo in partito democratico della sinistra, formazione della quale Rodotà fu presidente del Consiglio Nazionale. Du sono stati i suoi bersagli in quegli anni. Francesco Cossiga da Presidente della Repubblica, sul reform istituzionale, sulla strada anticomunista Gladio, il giurista di sinistra gli attribuì atteggiamenti da fasci che annunciano o precedono un colpo di Stato. Il Presidente lo ricambiava con sfoto extra protocollari, come il far sapere di prepararsi a regalar gli un paio di pantaloni tirarsi di pel con fondali, per prisa, rinforzati. L'altro obiettivo di Rodotà, Silvio Berlusconi. Dal 1997 al 2005, la carica di garante della privacy. Fiori dalla camera nella quale era stato vicepresidente e capogruppo, al professor non sono mancate opportunità di ruoli pubblici. Fino all'ottantica riscosse sui telegiornali, quando nel 2013 ven candidato di 5 Stelle al Quirinale, traguardo non raggiunto. Rodotà osservò sul Corriere che uno sconfitto era Beppe Grillo, al quale sconsigliava poi una campagna anti-europista. Il capo dei 5 Stelle GLIDD del ottuagenario miracolato dalla rete, sobrannato di Fresco del Mausoleo. Pagina Mesta. Incrocio tra due tali, tra due stili. Che aveva la pena di ricordare soltanto perché di Rodotà evidenzia autonomia e libertà di pensiero, 23 giugno 2017, modifica il 24 giugno 2017, 2148, copyright RIPRODUZIONERISERVATA.